Concludiamo questa nostra trasmissione con l'intervento del Presidente del Consiglio Comunale Massimo Alparone, Consiglio Comunale di Caltagirone. Buonasera. Buonasera e grazie dell'invito. Presidente, con lei facciamo un consuntivo di quella che è stata l'attività svolta fino ad oggi dal Consiglio Comunale di Caltagirone. Che giudizio dà? Sì, è stata un'attività abbastanza intensa in questo mese di luglio, infatti abbiamo approvato diverse delibere importanti come quelle, ma ne avete già parlato ampiamente, però bene ricordarle, come le direttive del piano regolatore generale che sono state votate all'unanimità del Consiglio Comunale dopo un ampio dibattito, un'ampia discussione aperta a tutta la città, le associazioni, quindi sicuramente un ottimo risultato per la città perché sono delle direttive condivise da tutte le forze politiche e non si poteva sperare assolutamente in meglio per la nostra città. Un altro importante provvedimento, direi storico provvedimento, è quello che ha riguardato il regolamento dei matrimoni civili, che poi attraverso un emendamento presentato in commissione dalla consigliera Barresi è subito preso, fatto proprio da tutta la commissione, e lo ha modificato nella parte in cui oltre a prevedere il regolamento sui matrimoni civili prevede anche il regolamento sulle unioni civili così come disposto dalla legge nazionale, quindi un regolamento, un comune che si adegua alla legge nazionale, ma non solo alla legge nazionale, un comune che rispetta tutte le posizioni, quindi un regolamento che finalmente adegua la nostra città al resto d'Italia. E siamo molto contenti di questo emendamento e quindi di questo intero provvedimento, perché non solo è stato accolto bene dalla Commissione, ma è stato accolto in maniera unanime da tutto il Consiglio Comunale. Quindi un importantissimo documento, quello approvato dal Consiglio, e anche questo in maniera unanime da parte di tutti i consiglieri comunali. Vi sono stati anche altri emendamenti dell'ex gruppo Bene in Comune approvati dal Consiglio Comunale, quindi anche qui una maggioranza e un'opposizione che si sono unite per un importantissimo provvedimento. Poi i lavori del Consiglio hanno riguardato anche il piano della protezione civile portato in Consiglio Comunale, illustrato dall'assessore Caristia, votato anche questo all'unanimità da parte del Consiglio Comunale, quindi tre provvedimenti importanti dell'amministrazione che sono stati votati favorevolmente dall'intero Consiglio Comunale. E poi oltre abbiamo avuto l'attività ispettiva, l'attività, quindi le mozioni, le interrogazioni che hanno animato i nostri consigli comunali in queste sere, ma vi ho seguito, quindi so che ne avete ampiamente parlato e sì, non vogliamo ritornare. Ma, visto che lei appunto presiede il consiglio, il bilancio che ne fa è positivo? Assolutamente positivo, perché quando un consiglio comunale, quando i consiglieri comunali si uniscono per il bene della città, mettono da parte le bandiere politiche e votano all'unanimità provvedimenti importanti come questi, può goderne beneficio solamente la città e quindi tutti i cittadini. Quindi assolutamente un bilancio positivo di questo mese, ma devo dire che in questi due ultimi anni, in questi primi due anni di attività, su provvedimenti importanti questo Consiglio Comunale non si è mai spaccato, non si è mai diviso, quindi da questo punto di vista apprezzo molto la maturità, la serietà che hanno dimostrato fino ad oggi tutti i consiglieri comunali, sia di maggioranza che di opposizione. La prossima seduta del Consiglio Comunale quando si svolgerà? La data qual è? La prossima seduta è a breve perché il Consiglio Comunale non va ancora in ferie e sarà il 30 luglio, sarà una seduta molto importante perché il Consiglio Comunale si riunirà in maniera straordinaria per un tema importantissimo che è quello della sanità nel nostro territorio. Dopo i tanti casi che sono successi di piccoli problemi della sanità nel nostro territorio, ma anche dopo un anno e mezzo che questo comune, sia con la presenza dei consiglieri comunali che del sindaco, quindi dell'amministrazione, ha attivato l'osservatorio sulla sanità,
è venuto il momento di fare un punto della situazione, di evidenziare quelle che sono le criticità della nostra sanità in questo territorio. Proprio per questo abbiamo voluto, con una conferenza dei presidenti di gruppo, da me convocata ma sollecitata da diversi consiglieri comunali, appunto convocare il Consiglio Comunale in seduta straordinaria e invitare l'assessore Ruggero Razza, il quale ha dato la sua disponibilità ad essere presente, quindi l'assessore regionale verrà a Caltagirone, quindi l'ambito regionale sarà coperto. L'ambito provinciale sarà altrettanto coperto perché sarà presente il direttore Giammanco e sarà anche presente a livello territoriale la dottoressa Pellegrino, i quali ringrazio tutti e tre per la loro disponibilità, considerato anche il periodo prefestivo, ma considerato anche la breve scadenza della data, quindi li ringrazio anticipatamente per la loro disponibilità. Della presenza dell'assessore regionale della sanità in consiglio comunale e dei vertici dell'azienda ospedaliera. Qual è e cosa vi aspettate da questo incontro, da questa seduta? Allora, noi non quello che ci aspettiamo, tutti i consiglieri comunali, anche qui senza distinzione di partiti politici, senza fare alcuna distinzione, è quello assoluta per il territorio questa volta, non solo per la città, perché l'ospedale di Caltagirone copre un'area che è più vasta di quella del territorio del comunale, quindi la nostra intenzione è quella di avere garanzie serie su quello che sarà il futuro della nostra città. In questo anno e mezzo in cui l'osservatorio si è riunito ed ha ascoltato i primari, i direttori, i responsabili, i sindacati dell'ospedale, abbiamo notato che vi sono delle criticità che vanno assolutamente risolte. Queste criticità nella maggior parte dei casi riguardano il mancato completamento del personale, cioè abbiamo gravi carenze di personale, di organico, in alcuni settori raggiungiamo punte anche del 50%, quindi il nostro ospedale va dotato di dottori, di infermieri, di primari, perché noi corriamo il rischio di avere dei reparti che sono assolutamente all'avanguardia come macchinari in dotazione, che hanno del personale di altissima qualità, che però non riesce a coprire tutte le ore della giornata di lavoro. Quindi ci troviamo in alcuni casi, come ahimè è successo ultimamente, in forti criticità. Cosa vi aspettate? Noi ci aspettiamo assolutamente delle garanzie. Quello che chiederemo non sarà niente di più di quello che il nostro territorio merita, cioè un ospedale che dia delle risposte concrete al territorio e evitare che magari lo spostamento in altri ospedali dei pazienti per reparti che già qui esistono ma che magari non funzionano al 100% per motivi di organico o per altri motivi che devono essere assolutamente risolti. Così come una criticità importante, ma non è solo del nostro territorio, abbiamo riscontrato essere presente in tutta la regione, è quella delle liste di attesa. Non possiamo assolutamente... Annoso problema. Non si può permettere che sanitarie, visite urgenti che debbano essere fatte in 10 giorni vengano programmate in un tempo non inferiore ai 3, 4, 5 mesi. Quindi questi sono solo alcuni aspetti di ciò che noi, anche se già in parte lo conoscono, però sono solo alcuni degli aspetti che noi presenteremo all'assessore, così come presenteremo al direttore Giammanco anche la possibilità di aprire nel centro storico una guardia medica, perché ad oggi la guardia medica si trova solo all'interno dell'ospedale di Caltagirone stesso, quindi anche se non è un doppione del pronto soccorso, per carità, ma ciò sicuramente aiuta la zona nuova della città, ma il centro storico è tra virgolette abbandonato, quindi chiederemo la riapertura della guardia medica nel centro storico e chiederemo assolutamente che i servizi che ci sono nel nostro ospedale vengano fortificati e che soprattutto vengano nominati primari, perché noi abbiamo una grave carenza di primari nel nostro ospedale.
Un consiglio comunale assolutamente importante, perché in questo consiglio inviteremo, già lo abbiamo iniziato a fare in maniera non ufficiale, perché per avere l'ufficialità aspettiamo, in questi giorni ci riuniremo con i consiglieri comunali per definire l'ordine del giorno, perché lo stiamo scrivendo tutti insieme in modo tale che non sia un ordine del giorno di parte politica, non sia un ordine del giorno di attacco verso una parte politica, ma sia un ordine del giorno costruttivo. Il consiglio comunale in tutta la sua interezza? Sì, noi abbiamo fatto già diverse sedute, ovviamente non ufficiali, ci siamo riuniti in maniera non ufficiale, tutti i consiglieri comunali che hanno voluto dare il loro contributo lo hanno fatto e devo dire sono stati parecchi. Domani ci riuniremo un'altra volta, non in seduta ufficiale, ma una riunione assolutamente informale per definire un ordine del giorno che abbia l'unanimità dei consensi da parte dei consiglieri comunali. È un fatto importante, aggiungo io anche esemplare, che trovare il consiglio comunale tutto schierato a favore della città per un problema che interessa la città, interessa addirittura un vasto territorio che è quello in comprensione del circondario. E mi volevo collegare invece al discorso completo ciò che stavo dicendo, perché una volta che sarà redatto ufficialmente questo ordine del giorno lo invieremo, oltre che all'assessore, al direttore, alla dottoressa Pellegrino, lo invieremo anche ai sindaci del territorio del Calatino, che inviteremo a partecipare al consiglio comunale, e lo invieremo anche agli onorevoli regionali e nazionali del nostro territorio, con i quali mi sono sentito già in queste ore, mi hanno assicurato la loro presenza, ovviamente di tutti i partiti politici. Questo è un consiglio comunale allargato allora, ad altre istituzioni del territorio? Assolutamente, perché noi vogliamo che non sia una passerella. Ma questo è qualcosa che avete deciso nelle ultime ore o era già in cantiere? No, questo l'abbiamo deciso già dalle prime riunioni che abbiamo fatto con i consiglieri comunali, perché vogliamo dare, vogliamo che non sia né una passerella politica, ma vogliamo che sia un incontro di sostanza. Quindi vogliamo che partecipino tutti quei soggetti che fanno parte attiva della sanità, perché poi chiaramente il piano della sanità andrà in commissione, ci saranno quindi gli onorevoli regionali che dovranno studiarle, quindi è bene che conoscano qual è la realtà nel nostro territorio, e quindi nel momento in cui andranno a votare e a decidere sulle sorti del nostro ospedale, è giusto che abbiano un'ampia conoscenza della realtà attuale. Anche perché è un'occasione molto importante, vista la presenza dell'assessore regionale alla sanità, vista la presenza dei vertici dell'azienda ospedaliera, un'occasione da non perdere. Che ringrazio assolutamente per la loro presenza, perché so che è un impegno importante, perché tra tutti gli impegni che hanno trovato lo spazio per incontrarci nella sede del Consiglio Comunale. Sarà presente ovviamente anche la nostra giunta con il nostro sindaco Gino Ioppolo, proprio perché noi vogliamo dare non un significato politico a questo incontro, vogliamo dare invece un significato assolutamente costruttivo per la nostra città. Stavo usando la stessa parola. Non vogliamo mettere davanti le bandiere, non ci saranno assolutamente delle posizioni precostituite solo per appartenenze politiche, ma quello che noi vogliamo è difendere il nostro ospedale. Non vogliamo che col tempo, anche con l'apertura dell'ospedale San Marco, che è molto vicino alla nostra città, possa essere depotenziato, quindi vogliamo assolutamente delle garanzie su questo. Volevo sapere in merito alla riapertura, speriamo, della Guardia Medica nel centro storico di Caltagirone, vero punto di riferimento sanitario soprattutto per gli anziani, che magari così facendo possono raggiungere facilmente il medico in emergenza, anziché pregare magari persone per farsi accompagnare in ospedale. Quindi c'è anche un discorso logistico. Avete già pensato dove allocare la Guardia Medica? Allora, nelle sedute fatte con l'osservatorio è stato un tema abbastanza trattato. La sede più opportuna sarebbe quella di Piazza Marconi, come lo era una volta, molto centrale, è collegata con la circonvolazione. Quindi i locali già esistono, quindi positivo, potrebbe essere abbastanza fattibile. Non abbiamo escluso però
anche la possibilità, nel caso in cui non vada bene questa destinazione, sì, quella di utilizzare locali più vicini al municipio, che sono di proprietà del comune. Questa è un'apertura che abbiamo fatto già con il direttore Gianmanco, il quale si è già detto disponibile a questa riapertura della guardia medica nel centro storico. Quindi, presidente Alpalone, le posso strappare questa affermazione: la guardia medica è la seconda carica della città. La guardia medica nel centro storico di Caltagirone si farà? Ahimè, non dipende da noi, quindi non possiamo. Noi lo chiederemo con forza. Ma mi ha detto, ha avuto dei contatti. Abbiamo già, l'osservatorio ha incontrato un'apertura. Secondo lei si farà, sì o no? Noi lo speriamo fortemente, il direttore Gianmanco già ce l'ha assicurato, però noi vogliamo i risultati, le parole non ci bastano, quindi attendiamo i risultati. Non mi sento di dirlo io, perché non dipende da noi ente comunale, ma dipende da altri enti, quindi noi lo chiederemo. Nel si farà, volevo sollecitare la sua volontà assolutamente. Politica noi, istituzionale, no? Noi lo chiederemo, lo chiederemo in maniera forte, è stato richiesto da tutti i consiglieri comunali, è stato richiesto dal sindaco, da cioè si tecnici, lotterà per questo, no? Sì, dei tecnici che hanno partecipato con noi ai lavori dell'osservatorio, quindi è uno dei punti fermi delle richieste che faremo all'assessore, ma soprattutto in questo caso al direttore Gianmanco, perché dipende più da lui. Questo lo chiede il consiglio comunale, quindi automaticamente lo chiede tutta la città. Lo chiede la città perché è una necessità della città. E lei in capo. Ma, per quanto riguarda invece i tempi, quando potrebbe essere possibile questa apertura? I tempi, sinceramente, noi speravamo già in un'apertura anche prima dell'estate, perché come abbiamo detto i locali sono già pronti, la volontà del direttore Gianmanco c'è, quindi speriamo in qualche mese per l'apertura. Questo lo chiederemo nella giornata del 30 luglio, ne approfitto anzi per invitare tutta la cittadinanza a partecipare. Sarà il 30 luglio nella nostra sala consiliare alle 10 di mattina e sarà convocato appunto questo consiglio comunale straordinario, quindi la presenza di tutti i cittadini sicuramente dimostrerà quanto questo territorio tiene al proprio ospedale. Quindi invito tutta la cittadinanza a partecipare. Speriamo bene, vi auguro in bocca al lupo. Crepi. Speriamo che questa guardia medica veramente sia realizzata, e questo con il vostro sostegno. Grazie, ne approfitto solamente per fare gli auguri di buone feste ai nostri concittadini, perché adesso siamo nei giorni più importanti della festa di San Giacomo, la città è addobbata a festa, già si inizia a vedere qualche progresso in più rispetto agli anni passati, con l'uscita dal dissesto, con i conti che piano piano stanno tornando nel regime normale, quindi l'amministrazione inizia ad entrare in un regime normale per quello che si può con le disponibilità economiche che abbiamo. Auguro buone feste di San Giacomo quindi a tutti i cittadini. Grazie per questi auguri, e adesso non mi resta altro che salutare il presidente del Consiglio Comune di Caltagirone Massimo Alparone e augurarvi una buona serata, e ci rivediamo alla prossima. Buonasera.